Nel sabato di promozione è derby al Pigliacelli tra Montorri 88 e Alba Monteurei, due squadre interessate da obiettivi differenti. Mister De Eugenio sembra aver trovato la chiave giusta per contrastare l'Ovidiana Sulmona. Tre vittorie su tre partite il bilancio, niente male. Mister Di Giuseppe Antonio invece cerca la scossa per muovere la classifica che si è fatta molto brutta dopo le due sconfitte consecutive rimediate con San Gregorio e Fucenze Trasacco. Parte forte dell'Alba Monteurei, all'ottavo scambio Urbani Pigliacelli per Di Felice, che arriva al rimorchio ma non trova la porta. Subito dopo il cross di Gianberardino si trasforma in un tiro che per poco non beffa Di Francesco. Ma al tredicesimo il Montorrio trova il vantaggio. Azione personale di Puglia che viene esteso in area. Per il signor Alessandro Piscopiello di Chieti non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Dal dischetto Manuel Di Sante apre, Bartolomei intuisce ma non arriva, 1-0. Il numero 10 cerca la doppietta con una conclusione centrale dalla lunghissima distanza, Bartolomei blocca senza problemi. Puglia è impreciso alla mezz'ora quando si porta la palla sul destro, conclude ma non inquadra il bersaglio. Si va a riposo sull'1-0. Con le riprese di Manuel Centurame passiamo al secondo tempo, che si apre con qualche errore di troppo per entrambe le squadre. Come al sesto minuto, quando la squadra di Mister De Eugenio trova il raddoppio. Incomprensione difensiva tra Bartolomei e De Carolis, ne approfitta Manuel Di Sante che fa doppietta. Neanche 5 minuti e l'Alba Monteurei accorcia le distanze. Corner dalla destra, mischia in area, il pallone grazie ad una deviazione di Di Gianberardino sotto porta si insacca alle spalle di Di Francesco. Al 21esimo, bomber Pigliacelli ha sui piedi il pallone del pari, calcia al volo sfruttando un lancio dalle retrovie. L'estremo di casa respinge con i pugni. Dall'altra parte, cross al centro di Luli, mosca in corna ma trova un attento Bartolomei. Tre minuti dopo, Puglia, pescato in corridoio da Mosca, ha l'occasione per il tris, ma spreca così. Il numero 7 si riscatta al minuto 27, con questo gol semplicemente magnifico. L'Alba Monteurei non si abbatte e prova a riaprirla con Urbani, che si coordina alla perfezione ma trova i guantoni di Di Francesco. Nel finale Pigliacelli sfrutta un corner di Criezio, ma Di Francesco neutralizza anche questo tentativo. Termina 3-1, quarta vittoria consecutiva per il Montorrio, che ora vede la vetta lontana solo due lunghezze. Per l'Alba Monteurei invece, terza sconfitta consecutiva, è una classifica che non rispecchia quanto fatto vedere da inizio campionato. I derby non sono partite normali, quindi entrano in campo dei fattori psicologici importanti, quindi io ho paura soprattutto di questo. Però i ragazzi, dai, abbiamo in un campo molto pesante in cui fare delle giocate di fino era molto veramente difficile, sono stati bravi a interpretarle nel modo giusto. E poi diciamo qualche giocata di qualche nostro singolo importante ci ha aiutato a vincere questa partita. Insomma, quattro partite e quattro vittorie, un bel bottino per lei. Sì, ma è chiaro, il campionato è iniziato adesso e per me, che sono arrivato da un mese, abbiamo fatto il massimo, ci dà solo fiducia per lavorare per il futuro. Sì, il risultato può sicuramente ingannare. Noi abbiamo fatto una grossa prestazione su tutti gli aspetti caratteriali, tattici, di corsa. Diciamo che la sconfitta è nata da qualche episodio che ci è andato storto, però la squadra ha fatto tutto quello che noi abbiamo provato in settimana e sono contento della prestazione, ovviamente il risultato no, però davvero non posso rimproverare nulla. Se uno guarda la partita abbiamo avuto il pallone del gioco quasi tutta la partita, quindi sono soddisfatto, certo il risultato è negativo, però con questo piglio, con questa voglia, con questa attenzione possiamo risalire la china, ecco. La classifica forse non rispecchia quanto fatto vedere dalla sua squadra da inizio campionato. Beh,
La classifica secondo me non rispecchia quello che siamo, però le prestazioni in alcune partite sono state negative, quindi diciamo, io dico sempre una cosa, che a fine anno si compensa sempre sia le prestazioni sia i torti arbitrali, quindi noi dobbiamo ripartire da questa partita fatta con grande orgoglio. Vi ripeto, sono contento della prestazione, ovviamente il risultato è negativo, però da martedì ci prepariamo per la prossima.